Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e ben ritrovati qui su Expeditions Viking. Ben ritrovati, ma questo in realtà è il primo episodio in cui effettivamente vedremo delle cose, faremo delle cose. E nulla, allora partiamo con la quest principale. Qui ci sono un sacco di persone con cui possiamo interagire, ho scoperto premendo Alt, se potesse interessare. Allora abbiamo dei tizi opzionali con cui parlare, che sono questi tre tipelli qua. E ok, va abbastanza, si muove abbastanza scatti la camera con WASD. E poi dopo ci sederemo accanto a nostra madre, che è qui. Ok, possiamo parlare anche con l'altra gente nel mentre, oltre a quelli con i pallini. Vediamo un po' che cosa ci dicono, insomma. Allora, andiamo qua e parlerei innanzitutto con questo Skull Cleaver. Allora, ok, Skull Cleaver è il Thegn di Yelling che confina con la nostra area. È un grande territorio, è stato uno dei più potenti alleati finora. Ok, allora, si dispiace, è dispiaciuto per la perdita del nostro padre. Se c'è qualcosa che può fare, non esitarti da chiedere. È molto gentile da parte tua. Ok, adesso ci chiede che piani abbiamo. Scusate. Allora. Direi una nave, abbiamo bisogno di una nave prima di tutto. Ok, dice sì, assolutamente, va bene. So che tu sai che abbiamo combattuto insieme io e tuo padre per molti, cioè, molti anni fa. Avevamo delle inclinazioni simili. Aveva una grande passione per le battaglie, no? Come i suoi fratelli. I legami sono forgiati nella battaglia, no? Con il sangue. Ok, avrei dovuto avvisarlo meglio. Visto con dei legami con Kaopang. Chi è Kaopang? Esatto, cosa c'entra Kaopang con questo? Ho sentito molte storie, tuo padre voleva sapere se le storie erano vere. Cioè, i vichinghi fuori da Kaopang sono stati in queste isole. Boh, non ho capito bene cosa sia successo. Ma ti ho rubato già troppo tempo. Devi parlare con altri. Ci sentiamo più tardi, va bene. Ok, allora si mette a mangiare. D'accordo. Devo parlare con Halfdan Salmundarson. Ok. Thegn di un clan leggermente più grande che... Ah, posso ingrandire le cose? Wow, lol. Che confina col tuo est, ha una espressione solenne. Ok, parla del suo padre che è morto, è andato nel Valhalla. Ok, morto facendo quello che amava. Mentre lui festeggia con gli eroi, tu sei qua a occuparti dei pezzi.
cosa intendi? Tuo padre si è creato parecchi nemici a suo tempo, molti di loro tra il suo stesso clan. Permettimi di essere onesto, non ho mai fatto molta attenzione ai... No, non ha mai fatto lui molta attenzione ai bisbigli o ai bisogni del suo popolo. Di sicuro non ti aspetti di avere la leadership incontestata, vero? Ok, dico, se per caso ci fosse qualcuno che pensa in altro modo, la risolveremo nella maniera tradizionale. Bene, ci sono stati problemi peggiori che sono stati risolti con la punta della spada o sulla lama di una spada. Di una lancia, scusate, sulla punta di una lancia o sulla lama di una spada. Possono gli dèi favorirti se bisognasse arrivare a questo. Beve. E poi chiede che gli riempiono di nuovo la coppa. Fine. Ok. Allora, ma questi invece sono interessanti, importanti. Beh, allora andiamo a parlare con Ragnhild il Bianco. È il più influente, è il vassallo di re Sigurd Hring ed è re di Danimarca. Cioè, re. Sì, regnante di Danimarca. È arrivato dal trade-up di Ribe. Dove preside come Jarl? Ah, una donna. Oh, questa spacca tutto. È stata una bella cerimonia, le mie condoglianze da parte di Ribeder. Devo dirti che gli avevo suggerito di non andare verso le isole oltre il mare. Abbiamo sentito queste storie, la costa, i tesori, ma ci sono pericoli. Non sono sorpresa che questi pericoli hanno preteso la sua vita, ma almeno è morto con una spada in mano. Conoscevi... Allora... Chiedo, conoscevi bene mio padre? Come guerriero abbiamo combattuto insieme a Bravellir e abbiamo colpito come era bravo nelle tattiche. Quando il tuo re avrà bisogno di te, spero che lo servirai bene come ha fatto tuo padre, ok? I will serve, you have my word, sì. Lo servirò. Beh, se lo servirà mio padre, non vedo perché cambiare, non so neanche niente di questo re. Annuisce, ok, sono tranquillo, non si dimenticherà chi lo ha aiutato in battaglia. Siamo contenti che tu abbia potuto partecipare. Ah, ok, il re non è venuto, ma lei è venuta in... Ok. Ok, abbiamo aumentato di uno la reputazione con Ribe. Ok, va bene. Si rimette a sedere. Ok. Allora, adesso possiamo sederci accanto alla madre, ma io vorrei sapere prima qualcosa di più da questi altri che sono evidenziati. Suo fratello più anziano, Rurik, è sempre stato appassionato della musica, ti sorride. Fratello, no, mio tecno onorato, come ti senti? Vabbè, metto qualcosa di un po' triste, ma non troppo. Non penso che sia ancora... Di aver ancora accettato realmente che il nostro papà è andato. Era un guerriero, stava festeggiando con Odino. Si dispiace che non può essere lui a gestire tutta la questione perché, dice, ha un peso troppo importante su di noi. Se qualcuno non ti rispetterà, fammi sapere, non succederà due volte. Tutti sanno che sei il guerriero migliore, più forte. Nessuno vuole me come Tegn. Oh, poverino, quindi è più vecchio, ma noi siamo più forti e quindi siamo stati eletti, cioè siamo stati scelti noi.
Ok, i nostri sudditi infatti erano tutti sollevati dal fatto che siano stati noi e non lui a prendere il potere. Ok, parliamo dopo. Ok. Busy entertaining your guests? Oh, questo è doppiato anche. Allora, sto bevendo. Giovane cacciatore. Non troppo occupato da non occuparmi di te. No, cioè, ho avuto una brutta sensazione tutta la notte. Ah. Hai visto gli uscali di scuole qui all'angolo? Hrodgaerd e Scacchi. Ho sentito delle storie su di loro. Nefia sembra aspettarsi problemi anche lei, quindi ho deciso di andare di bere poco e di tenere un occhio sveglio. Ok, lo apprezzo. Big look back there. Ah, c'è qualcuno che potrebbe star pianificando qualcosa. Asleifr. Ok, butterò un occhio. Ah, dice, lascialo controllare me, tu devi rilassarti, ti farò sapere se succede qualcosa. È lui, Asleifr. Quali sono gli altri due che diceva? Scacchi e... Scacchi? Non ho visto nessuno scacchi qua. Lì dice... No, non gli dice i nomi. Hrodgaerd e scacchi, sì. Ah, dice che è la stanza più patetica di tutto lo Jutland. Se vuoi insultare i nostri... padrone di casa, almeno suggerisci, cioè sussurra. Sapevo che Maegyn Bjorn aveva trascurato il suo clan, ma questo è molto triste. Probabilmente suo figlio farà un lavoro migliore. Non penso che vivrà abbastanza per averne la possibilità. Ah. Si preannunciano dei guai. Dei guai molto grossi. Asleifr è un cugino distante. Ok. Sì, è qua seduto con due dei suoi Our migliori amici. condolences on the passing of your father. At least he died the way he would have wanted. We will be feasting with the gods tonight. Ok, la seconda alleanza festeggerà con gli dèi questa notte. Però aspetta, cos'è che dice? Nessuno dei suoi amici cioè, fa finta di notare la sua presenza. Freddo ma rispettoso, ok. Grazie, spero che non ci siano discordi tra di noi. Sembra di ragionare per un po' prima di rispondere. Non è un segreto che non ero d'accordo con tuo padre. Ma detto ciò, non penso che... Che tu sia degno di succedergli. Ok, non è d'accordo. Ma questa festa è in suo onore e non insulterò la sua memoria qua, né ti sfiderò per prendere la tua leadership. Pensi che saresti meglio, cioè più dotato per... No, dico, beh, grazie per tenere separate. Asleifr annuisce e ritorna ai suoi compagni. Ok, quindi non ci sono dubbi che sia quei due tizi là in fondo, Scacchi e la sua amica, che il nostro cugino Asleifr, non vedano di buon occhio il fatto che ci siamo noi come successione. Allora, Very parliamo well. un attimo. The Ah! feast seems to be off to a good start. È uno dei miei più vecchi amici. Le nostre famiglie sono sempre state vicine, siamo cresciuti insieme. Ho appena servito una coppa di sidro a tua madre. Ah, allora, quindi è una grande combattente. È bello vederti fuori dalla tua armatura per una volta.
È sarcastica, hai visto mia sorella in questo vestito prima? Sicuramente siamo la stessa cosa. Ok, quindi è una sorella, chiude gli occhi e si passa il dito sul naso. Dei, era così eccitata di vedervi così. Non sentirò mai la fine. Dov'è i Fiora oppure? Cosa ne pensi dei nostri ospiti? Oppure parliamo dopo. Dov'è Eifiura? La mia sorella di nuova febbre, ha una costituzione così fragile e questo tempo freddo e umido l'ha colpita, cioè non è stato positivo. Mia madre le ha a casa con lei. Cosa ne pensi dei nostri ospiti? Sono prodi e grati, anche se pianificano di ucciderti e prendere le nostre terre. È quello che sto pensando anch'io. Oh, sono sicura che non tutti di loro stanno attivamente pianificando di ucciderci. Ho una strana sensazione però su Skule. Dubito che lo chiamino Skull Cleaver per una ragione a caso. Poi Alfdanr fa il vecchio e scontroso, ma so che ha avuto i suoi occhi sul nostro porto per molti anni. Ok, Ragnhildr, non ne sono sicuro. Ah, è la tizia inviata dal re. Lei probabilmente non ha nulla da guadagnare dal distruggerci, ma è un po' più che l'inviata di Sigurd Ringr. E chissà dove lui stia. Ok, quindi magari il re potrebbe avere interesse anche nel destabilizzarci. O dare il nostro terreno a qualcun altro per far solo alleato. Parliamo dopo. Devo essere un buon padrone di casa. Good luck and watch your back. A buona fortuna e guardi le spalle. Che brutta situazione con cui iniziamo, eh? Mentre in Expeditions Conquistador eravamo tutti abbastanza tranquillini, no? Cioè, succedevano delle robe, però eravamo in spagnola, ci dicevano qua e là, impara un po'. Adesso siamo qui, è morto il padre, e sono tutti che vogliono ucciderci di nascosto. Chi più o chi meno. Allora, dopo aver chiacchierato un po' con tutti, ognuno si mette a brindare a tuo padre e beve, si affonda nel sidro. Il cibo è pieno di su ogni tavola, c'è sidro nuovo che continua a scorrere all'infinito. Ah, c'è qualcuno che è uscito. È mio fratello. No, non mio fratello, è l'amico quello che controllava le cose. In breve ordine, la porta si apre e l'entrata è riempita da Ottar Erlingsson con la spada in mano. Fuori vedi suo fratello che è in piedi sulla forma prona di Ketil. Ottar guarda la stanza con disgusto. Che splendida festa per un Tegn così di merda. Scusate la parola, ma detto proprio così. Ottar si ferma su di te, alza la spada e la punta contro di te accusandoti. Mazza testa, la tua famiglia ha avuto la sua chance di guadagnare il nostro rispetto e tu l'hai sprecata. Esci fuori, difendi il tuo onore, bruceremo questa stanza al suolo, questa casa al suolo. Nefia salta fuori prendendo il suo coltello. Ottar, tu briaco miserabile, come hai il coraggio di attaccare l'onore del tuo Tegne durante la sua stessa festa? La tua famiglia pagherà per questo. Ottar si è girato e sta già tornando indietro. Tutti gli altri ospiti ti guardano in anticipo, cioè aspettandosi di vedere cosa succederà. La tua madre ti sussurra: devi gestire questo. Se gli altri Tegne pensano che sei troppo debole per occuparti con questo di questo attacco all'onore della tua famiglia. No, infatti, Nefia, sei con me? Si farà uccidere questa volta, no?
Ok, perfetto. Voglio andare con Nefia perché non voglio rischiare di... Beh, se parlo con Nefia cosa succede? Speriamo, Katie è uscito e poi l'hanno seccato praticamente. Perché non possiamo... Retrieve your weapons from a rack... Ah, ok, dobbiamo raccogliere le nostre armi. Allora abbiamo... Lascia due mani. No, cosa abbiamo scelto alla fine? Lascia due mani o lascia una mano singola? Equipaggiamento. Allora, apriamo l'inventario. Tutti quelli che non sono equipaggiati sono qua. Ah, ok, qua. Filtra le robe. Questo è tutto. Ok. Trascina per equipaggiarli. Esattivano nelle A. Double click to equip it. Ok. Però se metto l'arco mi occupa due mani, no? Questo cos'è? Dual wield o... Non mi ricordo! Ah, mettiamo... Allora, ma lo scudo è qua? Ah no, questa è la seconda mano, ok. Quindi se io metto questo, posso metterlo solo... Ah no, ok, è una ascia a due mani. Quindi non ha senso che io mi tenga lo scudo. Qua occupa due mani l'arco e qua occupa due mani l'ascia, ok. Ogni personaggio può avere due set di armi che può, su cui può switchare durante il combattimento. Clicca questo bottone per selezionare qual è il tuo set primario. Ok, questo è primario, lascia, questo per rendere primario l'arco. No, lo rendiamo primario, lascia a due mani. Mentre invece lei... alcune informazioni utili. Le stat principali, il morale e se hanno delle ferite. Ok. Buono. Nefia cos'è che ha? Ha una spear e un coltello. Ah, ok. Non sono parte del mio gruppo, quindi non posso cambiare il loro inventario. Va bene. Confrontati con Elfrir. Ma tanto sono già passati 20 minuti. Incredibile, incredibile. È passato tutto sto tempo così all'improvviso. Quindi direi che possiamo anche lasciarci qua. Vediamo un attimo dove ci abbandona il caricamento. Così siamo... No, questo è il re. Questi siamo noi. Ok, direi che stoppo qua e ci rivediamo esattamente da questo punto. Nel prossimo episodio vi invito come al solito a lasciare un mi piace, iscrivervi se per caso non l'avete già fatto, a lasciare un commento qui sotto per farmi sapere cosa ne avete pensato di questo video. Ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao a tutti, buona giornata.